Paesino Castelbuono, questo paese che appunto ha questa tradizione ormai nell'enogastronomia. Quest'anno appunto stanno organizzando questa manifestazione assolutamente interessante e noi abbiamo un autorevole oggi giornalista, direi che il re dei giornalisti siciliani, perché lui è stato appunto l'anno scorso è stato premiato come migliore giornalista dell'anno ed è proprio Nino Panicola. Io vorrei, Nino, buongiorno. Buongiorno, grazie dei bei complimenti, voglio dire, forse non li merito tutti, comunque sono qui per confermare che siamo in un posto straordinario, un paesino di montagna che è riuscito in pochi anni a diventare leader nel settore gastronomico, come dicevi tu, con ben 30 ristoranti tutti di alto livello, va bene, e prodotti qualitativamente e sicuramente di grande eccezione. Ma io difatti ho notato, perché sai, in queste sere siamo stati insieme anche in giro a cenare, a pranzare nei vari ristoranti, c'è un'alta qualità di ristorazione, c'è proprio una cultura della gastronomia in questo paese. Io proprio voglio dirti, siccome tu sei proprio qui, perché da persona autorevole, da giornalista autorevole, stai appunto curando tutta questa manifestazione e hai fatto proprio con me, io voglio chiederti una cosa importante. Oggi i vini siciliani hanno una storia, hanno una tradizione e sono veramente un'eccellenza del vino. Io quello che voglio dirti oggi è una domanda che voglio farti assolutamente, è quella che cosa significa per te oggi? Sai, i vini francesi hanno avuto sempre un alto prestigio, però oggi credo che noi siciliani con i nostri vini non abbiamo assolutamente nulla da invidiare ai famosi vini francesi. Vorrei da te sapere appunto se è vero questa cosa, che ormai i vini stanno prendendo sempre più posizione, proprio i vini siciliani. Ma senti, io devo confermarti che i nostri vini sono ormai ad un livello tale da non aver tema di nessun altro vino, né francesi né di altri paesi del mondo. C'è da dire però un fatto importante: i francesi hanno 350 anni di vantaggio su di noi nel capire che il vino andava messo dentro la bottiglia, quindi andava confezionato e venduto. Hanno grande esperienza nel campo della commercializzazione e hanno imparato che occorre mantenere alta l'immagine dei propri vini per poterli vendere bene. Oggi un'etichetta francese viene venduta a cifre sicuramente congrue, il vino siciliano non sempre riesce a raggiungere l'obiettivo. Non voglio stare qui a parlare dei grandi vini di Bordeaux venduti da 50 a 900 euro oppure all'asta, voglio dire, sono i migliori vini siciliani, oggi si comprano con cifre da 10, 15, 20, qualcuno arriva anche di più, ma voglio dire, non ci sono paragoni da fare, quindi è tutto un fatto di immagine, di tradizione, di comunicazione, quello che forse è mancato molto ai nostri vini, che però mi sembra che siano sulla giusta via per iniziare questo percorso. Senti, io volevo dirti appunto a te da giornalista, secondo te cosa si dovrebbe fare per aiutare proprio la valorizzazione del nostro territorio, ma soprattutto dei nostri prodotti e della Sicilia, quindi tutto quello che riguarda proprio il comparto enogastronomico. Quindi cosa dobbiamo fare per far sì che questa terra possa veramente valorizzare i propri prodotti, ma possa veramente anche vivere di turismo, perché l'enogastronomia porta turismo e porta benessere quindi a tutta la regione, e soprattutto con i prodotti buoni che abbiamo noi di alta qualità. È un peccato che ancora non siamo riusciti completamente questa regione, questa Sicilia, a farla proprio vivere di turismo, grazie anche all'enogastronomia. Ma parlando sempre del settore del vino, devo dire che un grande passo avanti è stato fatto con la DOC Sicilia. La DOC Sicilia appena sarà pronta e arriverà imminente sui mercati permetterà di dare un
passo in più, un colpo di schiena nel rush finale ai nostri vini che si presenteranno negli scaffali delle enoteche con questa DOC che sicuramente darà ancora maggiore qualità e certezze a chi consuma i vini siciliani. A parte questo, devo dire che io faccio appello alle nostre istituzioni, e senza fare nome, all'Istituto Regionale della Vita del Vino, affinché invece di andare un po' così a tentoni come ha fatto negli ultimi tempi, cercando di partecipare a fiere, fierine, a manifestazioni organizzate più o meno bene in giro nel mondo, e a fare una strategia, dicevo, affinché tutto questo percorso comunicativo e d'incontro con le controparti commerciali si possa fare con maggiore potenza, ecco, e quindi garantendo maggiori successi. Benissimo, no, io ti ringrazio Nino, e spero appunto che l'anno prossimo, tu che sei questo autorevole giornalista proprio nel settore gastronomico in genere, che tu possa sempre più dare un contributo a questo comparto, a questo settore. Io ti ringrazio, grazie a te, grazie. Grazie, siete molto gentili, una buona giornata. Grazie Nino Panicola, grazie.